Carissime amiche, carissimi amici, benvenute e benvenuti, siete collegati in diretta con il rifugio Notav di Venaus, presidio, non rifugio, con il presidio Notav di Venaus. Guardate qua che roba, eh? Di nuovo, coordinati, coordinati. Bene, comincio a essere favorevole alla tua. Sì. Un pochino. Allora, dichiarazione ufficiale. Un pochino. Beppe Grillo dichiara ufficialmente di essere favorevole alla tavola. Un pochino, una tavvina. Una tavvina con un piccolo trennino. Non la faranno mai con questa gente qua, ma sicuro. Impossibile. Oh, guardate, c'è un gatto Notav. Hey, ciao Micio. Questo gatto è di un coccoloso, è accovacciato sul mio giubbotto, che evidentemente gli piace, forse gli piace la puzza che fa il giubbotto. Ehi, gattino. Esatto, accettiamo anche i gattini, guarda che carino. Vieni qua Giorgio. Vieni qua. No, l'hai già mangiato? Vedete, il gattino è sulle mie gambe, eh? Bello. Questo è un gatto valsusino, eh? Allora, abbiamo mangiato polenta condita con varie cose. Per i vegani, i vegetariani, c'era polenta con piselli e verza, mentre per i carnivori c'è anche salsiccia e formaggio per gli onnivori, ecco. Quindi è bellissimo perché siamo in un presidio di quanti metri quadrati saranno? Saranno 10, saranno meno di 50 metri quadri e saremo almeno 100 persone qui dentro, giusto? Ciao a tutti. Non dico più i nomi, sennò poi me lo menano, mi chiamano. Esatto. Io sono la specialista del cane. Vittorio, una dichiarazione. Sei troppo lontano. Vittorio Bertola dice buona cena a tutti e vivi il movimento. Marco Scivona, tu che dici? Sarà durissima, non dura. Sarà durissima, vero? Per loro. Ci chiedono se ceniamo anche dopo, no? Questa è la nostra cena però. Scusa, perché dovremmo cenare anche dopo? No, questa è la nostra cena. Il gattino si è innamorato di me, vedi? Che non mi vedeva più. Però preferisce il mio giubbotto. Ecco qua. Io veneno. Lui è Pietro. Vi faccio di nuovo una panoramica, eh? Ecco Walter che si sta versando un po' di vino. Ah no, per Beppe, non per lui, il suo ce l'ha già lì. Vedi che sei così allegra. Che ci picchiamo.
Vi ho fatto una bella panoramica di questo presidio di pericolosi, violentissimi notar. Violenti fino alla morte, come avete visto, proprio pericolosissimi, pericolosissimi. Bene, adesso vi saluto perché forse ci sarà anche un secondo piatto e poi magari ci vediamo più tardi anche dall'hotel, perché non dormiremo qui al presidio. Mi chiedevano se c'era qualche sigillo anche qui da portar via dal vento. Che sono finiti, sì. Ma questo qui non è sigillato, questo è libero per il momento. Anche questo era sigillato? No, questo l'hanno rifatto perché quello che c'era di là l'hanno distrutto. Ah, ma quello del sigillo è lontano da qui? No, 4 km da qui. Ok. Località? Località tra il comune di Giaglione e quello di Chiomonte. Ok, invece qua siamo a Venaus. Qui siamo a Venaus, sull'altro lato della montagna. Perfetto. In pratica di qua doveva partire il tunnel diagnostico. Nel momento in cui qua c'è stata l'opposizione popolare, hanno fatto una variazione progettuale e hanno girato il verso del tunnel, cambiando niente. Cioè, facendo una variazione di progetto, da qui diventa dall'altra parte. 10 metri. Senti, ma in un anno e mezzo, da 27 giugno. Quanto costa al giorno? 90.000 euro di polizia al giorno. E hanno già speso quanto? Qualche milione di euro ormai. Pulizia. Il prefetto di Torino ha dichiarato, ha fatto il resoconto annuale delle operazioni di polizia in Piemonte. Il 90% delle operazioni di polizia sono state fatte nel cantiere di Venaus. Per renditi conto, il 90% delle operazioni di polizia di tutto il Piemonte è qua a Chiomonte. Bisogna ampliare l'ospedale di ortopedia perché ci saranno gli ospedali. Poi con tutti gli operai che si fanno male ovviamente servirà un'ortopedia più forte. E anche la natalità aumenterà. Sì. Il reparto di neonatologia, perché con i migliaia di operai che arriveranno ci sarà bisogno, ingravideranno tutte le valsugine. Certo. E questo è stato l'assessore alla sanità del Piemonte, no? Non è vero, è prevedere. Questi che scavano sono uomini, Stasera sulla 7, puntata speciale sul Movimento 5 Stelle. Hai il numero di Giada Zampano, tu ce l'hai preso, della giornalista? Sì, ce l'ho. Santoro. Sì, penso di sì. Oggi è giovedì, no? Però dicono non c'è Santoro. Allora, io adesso vi saluto, Siete assunti, vero? Anche. Ma se per caso andate su alle reti, avvisateci, che avvisiamo che ci stiamo parlando. Aspetta, finisci. Sono con noi. Ipi, urra! Basta. No, solo due? Ma non se ne fanno tre, Ipi, urra, di solito. Bene, allora da questo covo di delinquenti violenti vi lascio e ci vediamo più tardi magari dall'hotel. Ciao a tutti, per il momento è tutto. Si sono addestrati in Grecia, alcuni in Ungheria. Sì. Colombia. Bene, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti.